Ultimamente sta spopolando su internet un fenomeno molto particolare, oltre che inquietante a mio parere, la randonautica. C'è chi ha avuto esperienze positive e chi ne ha avute invece di negative, anche caricandole poi sui social. In questo video vi parlerò in modo semplificato dei concetti fondamentali di questa applicazione. Ma come funziona quest'app? Per rispondere a questa domanda chiediamoci cosa sono i punti quantici, gli attrattori, i vuoti e le anomalie? E l'ANU, che favorisce la generazione quantistica dei numeri casuali. I punti quantici sono cifre casuali per la creazione di un set di coordinate all'interno di un determinato raggio d'azione dalla posizione dell'utente. Gli attrattori sono aree ad alta concentrazione di punti d'esplorazione. I vuoti sono aree a bassa densità di punti. Molti randonauti hanno trovato un sacco di stranezze in questi. Le anomalie sono stranezze statistiche che però si distaccano da attrattori e vuoti. Sono molto meno frequenti e forniscono il più alto livello di stranezze possibile. Da notare poi che il simbolo dell'app è una civetta che ci guarda con il capo piegato, come se guardasse da un diverso punto di vista. Simbolicamente parlando, le civette sono la raffigurazione ipotetica del destino, comunque del fato, un'ottima simbologia in merito ai punti precedentemente citati. Quelle che adesso andrò ad elencarvi sono le 10 regole di buon senso che ogni randonauta deve conoscere. Mai e poi mai sconfinare nelle proprietà private altrui. State lontani dalle aree pericolose. Quindi non avvicinatevi mai ai binari del treno, zone elettriche e a tutte le strutture che potrebbero essere decadenti. Avventuratevi solo durante il giorno. Sconsigliato infatti viaggiare di notte, non solo perché ci si potrebbe avvicinare a pericoli di diversa natura, ma anche per una consapevolezza situazionale. Lasciate l'ambiente meglio di come l'avete trovato. Non inquinate e magari prendetevi un sacco della spazzatura per raccogliere eventuali rifiuti del posto. Siate randonauti con un telefono sempre carico. Portatevi un caricatore dietro, in quanto il GPS scarica la batteria molto in fretta. Mantenete una mentalità positiva. L'app infatti è stata creata per portare gioia agli esploratori più curiosi. Partite sempre con qualcuno, magari con un amico o con un piccolo gruppo, così da affrontare insieme eventuali paure, visto che tra amici ci si aiuta. Non avventuratevi in aree al di fuori della vostra comfort zone. Viaggiate infatti in zone dove vi sentite sicuri. Inoltre, non lasciate mai il vostro veicolo incustodito. Usate sempre il buon senso quando si tratta dei vostri limiti fisici. A volte alcuni punti potrebbero trovarsi in zone difficili da raggiungere, per questo dovete conoscere i vostri limiti. Inoltre, idratatevi al meglio e non stancatevi troppo. Godetevi l'intero viaggio, non soltanto il punto. Esattamente perché è proprio il viaggio ad essere l'esperienza più significativa, oltre il punto stesso. Vi lascio sotto in descrizione il link al sito ufficiale e anche quello del Play Store per scaricarla. Per qualsiasi altra domanda potete scriverle qui sotto nei commenti e sarò lieto di rispondervi. E aspettate, aspettate, ma tra qualche giorno esce un video proprio in merito a quest'app e non sarò da solo? Esattamente, rimanete sintonizzati sul canale. Non ve ne pentirete.